Amici, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere Bellessere. E qui con me, come sempre, Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Non Serena, allora... ma Marco. Ecco. <ride> qua. E iniziamo già così stasera, <ride> ok? Marco, questa sera parliamo di terapie, trattamenti, e eh, seni egizi e le antiche pratiche di Iside e lo facciamo con il nostro ospite Luca Bergonzini. Ciao Luca ciao ciao Serena, ciao Marco, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato in questa bellissima trasmissione, sono davvero molto grato. Grazie, grazie, a grazie a te, infatti Luca, per aver, per aver accettato. Invece vedi, con te Marco ci ha azzeccato il nome, insomma, l'ha messo giusto. <ride> siamo, siamo partiti bene stasera. Allora, Luca, questo argomento così particolare, queste, questi trattamenti particolari chiamiamoli così allora prima di addentrarci però nell'argomento io ti chiedo ovviamente di spiegare ai nostri amici uh, chi sei e uh, come mai alla fine sei giunto a, a queste a queste pratiche allora io sono Luca appunto e ho iniziato il mio percorso di ricerca e parlo proprio di ricerca perché davvero ho dovuto ritrovarmi per comprendere effettivamente quali passi compiere e compiere nel senso eh, quali passi dovevo eh, assolutamente eh, trovare per comprendere effettivamente ciò per cui ero giunto. Diciamo che io ho iniziato più o meno all'età di vent'anni oggi ne ho 50, eh, a cercare di comprendere quelle sensazioni che dentro di me in qualche modo implodevano e, e mi, facevano, mi facevano paura, mi facevano soffrire. E queste sensazioni erano ansia, attacchi di panico e moltissime altre sensazioni. E, e quindi ho sempre avuto questa, questa grande eh, curiosità di cercare di comprendere effettivamente quale fosse il senso di quei messaggi interiori. L'ho capito poi che erano dei messaggi interiori, però diciamo che già in quegli anni eh, il mio sentire mi portava esattamente lontano da tutto quello che era magari la medicina allopatica, tutto quello che era, eh, tra virgolette, eh, come dire, eh, mettiamo a tacere questo sintomo perché chiaramente è un sintomo che crea un disagio molto forte, molto importante, eh, per così poter essere libero. E io non ho, mai, non ho mai voluto percorrere quella strada perché sentivo che quella strada non era assolutamente una strada in risonanza con il mio sentire. E quindi in un certo senso ho fatto... Il contrario di tutto quello che mi hanno sempre detto. E quindi questo mio percorso di ricerca mi conduce poi piano piano e lentamente a, a cercare di interpretare in un qualche modo tutti quei sintomi, segnali o messaggi interiori che dentro di me, in qualche modo, appunto, implodevano. Quindi il mio percorso di ricerca inizia molto tempo fa, in realtà. E, e quel percorso mi ha condotto poi a scrivere due libri, anzi tre libri, chiedo scusa, quindi il primo libro nel 2012, semplici pensieri di vita, e fu davvero un approccio, un approccio così molto, molto giovane, molto, molto crudo questo approccio, però mi permise effettivamente di comprendere che dentro di me c'era davvero qualcosa di straordinario perché mh, ricordo che quando stavo male, e parlo di male nel senso di attacchi di panico, e quindi mi ricordo che mh, prendevo la macchina, fuggivo in mezzo alla natura, parcheggiavo la macchina e iniziavo a respirare in mezzo, in mezzo a, questa, a questa natura sugli argini di un fiume, e, mh, cercando di capire effettivamente cosa... Mi stava accadendo, e poi mi ritrovavo per caso a scrivere, a scrivere delle, delle sensazioni che in quel momento mi attraversavano, e quando poi le leggevo qualche giorno dopo rimanevo quasi stupefatto dalla bellezza di tutto quello che avevo scritto. Non tanto perché era bello quello che avevo scritto, ma perché era significativo e, e assolutamente esaustivo perché riuscivo a comprendere effettivamente alcune parti di Luca. E quindi da lì poi ho iniziato questo, questo percorso. Vogliamo, realtà... Luca, scusa, visto Dimmi. che hai nominato il tuo primo libro, vogliamo anche parlare degli altri due brevemente? Sì, ah. allora Serena, eh, Semplici Pensieri di Vita nasce nel 2012, poi nel 2014 nasce Gli Accordi dell'Anima, un lavoro, un lavoro molto più profondo, perché è una raccolta di pensieri, aforismi, riflessioni, sensazioni, poesie, quindi è proprio un, un, un recipiente molto pregno di Luca, pregno nel senso che c'è davvero eh, tutto quello che stavo cercando di comprendere in quel libro. Poi. L'anno scorso, eh, esattamente a dicembre del 2020, quindi ormai insomma, no? un anno e qualche mese fa, esce Aforisma di vita. Aforisma di vita, che è il mio terzo libro, appunto quello che vediamo ora. E, mh, Aforisma di vita in realtà è davvero un messaggio estremamente potente perché mi attraversa in toto e qui sostanzialmente racconto brevemente una parte della mia storia, della mia vita, non tanto perché ho voluto pubblicare un'autobiografia, un ma perché ho voluto dare una speranza a tutte quelle persone che si trovano nel tunnel del, della sofferenza, del dolore, diciamo dei mali dell'anima, come così vengono definiti oggi. Per far, loro, per far comprendere loro che effettivamente da quel tunnel ci si può uscire. È bellissima questa, questa cosa, anche dare sempre un barlume di speranza a coloro che magari pensano vai, o non ce la farò mai. In realtà c'è sempre la possibilità, però bisogna trovare la via giusta. Su questo, eh, su questo insomma, credo che siamo tutti d'accordo. Insomma, Luca, questa, questo percorso questo che, che hai fatto eh, ti ha portato a conoscere questi, a fare questo percorso che ti ha portato ovviamente a essere poi un operatore per i trattamenti egizi, esseni egizi e queste antiche pratiche di visite. Insomma. Spiegaci un po' di cosa si tratta, e anche perché, sai, quando noi andiamo a toccare l'aspetto, anche solo il nome egizi, Iside, insomma, in, c'è sempre un certo fascino. Ti ringrazio, Serena. Allora, io in realtà mi sono avvicinato a queste pratiche più o meno cinque anni fa, quindi non è passato molto tempo. Nel frattempo ho fatto molti percorsi olistici, nel frattempo sono diventato Master Reiki, quindi il mio primo approccio olistico è stato proprio il Reiki. Ma eh, sinceramente l'ho fatto solo ed esclusivamente per me stesso, non perché volevo in qualche modo aiutare le persone a stare meglio, assolutamente. Poi accade un bel giorno in cui mi ritrovo in una situazione, in una condizione psicofisica esistenziale molto particolare nel quale proprio mi sento implodere facevo all'epoca un lavoro che non mi piaceva chiaramente però lavorare bisogna quindi insomma me lo facevo piacere però sentivo effettivamente dentro di me eh, quel cavallo imbizzarrito che conoscevo molto bene che mi diceva no, questa non è la tua strada, questa non è la tua strada, questa non è la tua strada. E io poi sono sempre stato un grande ricercatore, perché ho sempre cercato di comprendere effettivamente quale poteva essere la mia strada. Quindi mi approccio a una grandissima terapeuta, che poi è diventata la mia formatrice e insegnante, parliamo di Chantal Dejean, e all'epoca lei faceva ancora i trattamenti individuali. E quindi mi approcciai a lei e feci, un, feci due incontri. Quindi feci due incontri tramite Skype, quindi due trattamenti a distanza, e, e poi da lì a circa dopo due mesi la incontrai in presenza a Reggio Emilia. La incontrai in presenza e mi fece proprio un trattamento in presenza a lei, uno suo marito, quindi feci due trattamenti in un'unica seduta, in un'unica sessione. Eh, io eh, non so cosa accadde, però so che quando venni fuori eh, dalla sala chiesi di potermi iscrivere all'Accademia e, e quindi così iniziai il percorso di formazione di terapie essene, egizie e le antiche pratiche di Iside. Venni in qualche modo attraversato da, da una forza che, che mi spinse, mi spinse. A dire, questa è la via, questa è la via. Quindi qualcosa o qualcuno mi prese per mano e, e mi disse: iscriviti no, all'Accademia e vedrai cosa accadrà. Io inizialmente non, non ci credevo: nel senso che io ho fatto l'Accademia di formazione solo ed esclusivamente per riuscire a diventare terapeuta di me stesso, perché volevo assolutamente comprendere tutte quelle sfaccettature, tutte quelle ombre, quei misteri che ancora dentro di me in qualche modo ogni tanto venivano a galla, no? li chiamiamo di solito scheletri nell'armadio, ma io non ho mai voluto continuare a chiudere dentro l'armadio questi scheletri, io volevo guardarli in faccia definitivamente per poterli poi lasciare andare. E così questo percorso di formazione è straordinario, non solo perché la formazione è pratica, ma perché la formazione in realtà di questa accademia, che si chiama eh, Essenia Academy, formata appunto da Chantal Dejean e Filippo Curto, quindi suo marito, è una formazione che, che ci destruttura per poi ristrutturarci. Quindi fa cadere effettivamente tutte quelle maschere che in qualche modo non ci appartengono. Scusami più. Luca, quindi in altri termini, crea il caos e dal caos un nuovo cosmo. Bravissima, proprio così. <ride> È proprio così. Quindi, quindi non va a coprire come spesso succede con determinate pratiche, ma va proprio a togliere per poi costruire qualcosa di nuovo. Assolutamente sì. Io guarda, userei eh, un, un termine molto forte, proprio a scardinare tutto quello che non siamo. E, e lo fa questa, questa accademia a volte anche in maniera, in maniera molto forte, perché io ho avuto dei momenti in cui eh, pensavo di ritirarmi, pensavo di non essere all'altezza, pensavo che fosse davvero troppo forte per me a livello emotivo, a livello energetico, perché quando ci si ritrovava, ogni volta che io andavo a scuola, sentivo proprio dentro di me che il campo del mio cardiaco iniziava a vibrare in maniera diversa. E quindi inizialmente mi spaventava questa cosa, perché, perché era troppo forte da contenere, era come se il mio cuore battesse molto più veloce di quello che ero abituato ad ascoltare. E quindi c'erano molte conflittualità, c'erano molte paure, c'erano molte effettivamente maschere che dovevano cadere e schemi che dovevano ridisegnarsi. E quindi sempre quella voce mi diceva continua, stai qua, continua, non ritirarti, non preoccuparti, qualcosa succederà. E Quindi ho sempre avuto poi questa grande capacità di resistere, di resistere, di resistere a, alla mia stessa ombra perché sapevo che in fondo prima o poi avrei trovato la luce al di là di questa ombra. Perché una parte di me era curiosa assolutamente di vedere cosa c'era dall'altra parte e quindi caparbio. Come sono sempre stato, e testardo da buon toro, ho stretto i denti e sono arrivato alla fine di questo straordinario percorso di formazione. Che senza accorgermi mi ha condotto esattamente laddove la mia anima aveva già deciso di andare molto tempo prima. E quindi sono stato formato, sono, mi sono diplomato, sono diventato operatore olistico. Specializzato appunto in trattamenti esseni egizi e le antiche pratiche di Iside. Questi trattamenti mi hanno in realtà, per certi aspetti, riportato a casa, mi hanno fatto ricordare, mi hanno fatto sentire, mi hanno attraversato, mi hanno destrutturato e mi hanno riformato, riforgiandomi e facendomi vedere e io ero esattamente quello che da tanto tempo avevo chiesto di essere semplicemente al servizio della vita, al servizio di Dio, al servizio dell'amore. E così piano piano ho iniziato a svolgere queste pratiche e, e per me è stato ritornare a casa. Bellissimo quello che stai dicendo, ritorno a casa dà sempre un senso di armonia e di pace, di tranquillità, di serenità, quindi questo è molto, è molto bello. Senti Luca, ehm, qualcuno si chiede come mai questo collegamento esseni-egizi? Allora, in realtà queste pratiche sono delle pratiche molto antiche, che da quello che siamo riusciti un po' così a comprendere, anche grazie ai nostri formatori, giungono da molto lontano, giungono da tempi estremamente lontani, dai tempi delle stelle, e poi sono stati portati e tramandati agli egizi. E quindi gli egizi, grandi conoscenti, grandi sacerdoti, grandi maestri, hanno praticato per molto tempo queste queste pratiche che io definisco sacre, perché in un trattamento esseno-egizio ci si riconduce davvero alla sacralità, alla verità dell'anima, alla bellezza di tutto ciò che non è struttura, di tutto ciò che cerchiamo e ricerchiamo fin dalla notte dei tempi. E quello che cerchiamo è esattamente il collegamento con la nostra anima, il capire davvero chi siamo. E cosa siamo venuti a fare. Quindi, poi, sai, dagli egizi questa grande grazie, no? questa grande pratica, queste grandi pratiche sono state tramandate poi agli Esseni. C'era questo grande collegamento, no? Quindi con Mosè, e con altissime altre no? eh, parti di questo antico Egitto che comunque ha portato, ha portato la grande conoscenza in tutto il mondo, in ciò che siamo oggi, no? parte tutto da lì. E quindi poi gli Esseni, ricordiamo la comunità Essena del Maestro Gesù, chiaramente lui era un Esseno. E quindi queste pratiche in realtà sono proprio un ricondurci a, a ritrovare noi stessi, a ritrovare davvero la fonte, a ritrovare il collegamento con la sorgente. Una volta a quei tempi, prima di prepararsi a ricevere un trattamento, bisognava prepararsi, ci voleva quasi un anno, c'era un anno di preparazione, perché per poter ricevere un trattamento era come ricevere un'iniziazione e per ricevere un'iniziazione a livello energetico così potente, così, così immensa. E così sacra bisognava davvero avere tutti i corpi allineati quindi parliamo di corpi sottili parliamo di corpi sottili parliamo di corpo fisico parliamo di meditazione parliamo di centratura parliamo di moltissime altre parti di noi che poco si conoscono e che in qualche modo eh, dovevano essere totalmente allineate per poter ricevere questa grande eh, questo grande dono, perché ricevere un trattamento era, era ricevere un dono, era ricevere un dono che non a tutti veniva concesso, ma solo a coloro che effettivamente avrebbero dovuto poi portare qualcosa. E quindi credo che sia tutto questo meraviglioso. Quindi su cosa si basano in realtà questi trattamenti, questo percorso, poi consigli magari che possono essere dati uh, anche nella quotidianità, cioè quali, quali sono le tecniche, a me piace poco come termine, però giusto per capirsi che eh, tu hai parlato per esempio di meditazione, adesso non so se sia una, um, una delle tecniche che vengono utilizzate. Eh, su queste pratiche, nel senso che io Serena decido di venire a fare un, uh, un trattamento con te o fare un percorso, un percorso con te, cosa mi devo aspettare, ovviamente su quello che possiamo dire. <ride> allora, in realtà eh, è un incontro molto bello, un incontro molto bello che si basa su un colloquio. Il colloquio serve esattamente per tracciare una sorta di mappa e per comprendere tutti quegli aspetti che la persona ovviamente porta da me, porta nell'incontro, perché spesso le persone che giungono a me, eh, o che giungono appunto a un incontro di terapia e sene, cerca di comprendere degli aspetti di sé che non riesce a vedere, che non riesce a sentire, o perché magari la propria vita non va esattamente come desidera perché magari soffre di ansia, di depressione o, altre, o altri disturbi. Quindi attraverso il colloquio si cerca di far diventare consapevole la persona di quello che effettivamente c'è di nascosto, di celato, che ha bisogno semplicemente di essere consapevolizzato. Quindi attraverso il colloquio... Facciamo vedere alla persona cosa c'è che effettivamente ha bisogno di essere messo a punto. Diciamo c'è la lettura dell'aura, la lettura dell'aura ci permette di capire e di vedere moltissime cose. La lettura dell'aura è uno strumento estremamente potente, è uno strumento che ci permette di. Di comprendere effettivamente anche l'anima di quella persona, in realtà, cosa sta cercando di dire alla personalità, quindi alla macchina biologica, attraverso questi messaggi. I messaggi sono la paura, l'ansia, la depressione, la rabbia, la gelosia. Io li chiamo messaggi, li chiamo strumenti perché effettivamente interpretati in questo modo sono davvero eh, qualcosa di straordinario. Io dico sempre alle persone che giungono a me, è come se noi fossimo in macchina, quindi in automobile, e si accendono delle spie. Non è che andiamo a staccare la lampadina o a togliere il fusibile così la spia non si accende più. Ed è quello che purtroppo la medicina occidentale fa e ha fatto per anni. Ma andiamo a cercare di comprendere che quella lampadina, quella spia, quel fusibile sono parti di quel veicolo e quindi non vanno soffocate o messe a tacere, ma vanno accolte innanzitutto con gratitudine, perché quelle parti sono parti della persona che hanno semplicemente bisogno di esprimere. E di parlare attraverso queste sensazioni. Le sensazioni ovvio che sono sgradevoli, perché se fossero sensazioni di piacere non ci si soffermerebbe mai ad ascoltare quella sensazione, quel sintomo, quel malessere, quel disturbo o quella resistenza. Quindi, innanzitutto si insegna alla persona a utilizzare i propri strumenti, a utilizzare le proprie spie a iniziare ad avere un approccio diverso nei confronti di se stesso, nei confronti della vita e io insegno alle persone non tanto a meditare, perché giungono da me moltissime persone che fanno moltissima meditazione, che spesso sono in astrale, che spesso hanno moltissimi problemi di radicamento, che spesso hanno problemi con il primo chakra, che spesso hanno problemi con il padre, con la madre e quindi si tenta eh, si tende a fuggire molto con queste grandi pratiche come la meditazione, come i viaggi astrali, come le canalizzazioni. Ormai oggi è qualcosa di incredibile. Io invece cerco di aiutare le persone a riconnettersi con Madre Terra attraverso il respiro. Quindi insegno loro, ovviamente, la, la praticità di essere qua incarnati in questa materia attraverso questo veicolo cosiddetto chiamato macchina biologica e quindi aiuto Infatti, le persone. Luca, perdonami se ti, se ti interrompo. Sì. In effetti eh, hai toccato secondo me un tasto molto molto interessante che è ciò che... Uh, anch'io ho uh, rilevato, ma probabilmente perché l'ho sperimentato anch'io uh, prima magari di consapevolizzarmene, questo aspetto che si ricerca sempre uh, la cosiddetta spiritualità uh, come qualcosa di più elevato, più elevato inteso come altri livelli di eh, energia, chiamiamolo, di esistenza. In realtà, noi viviamo su un pianeta che è materiale, ci incarniamo su un corpo che è materia e quindi significa che questo corpo ci serve, quindi l'arradicamento di cui tu stavi parlando è qualcosa di fondamentale. Quando noi non abbiamo radici è proprio perché cerchiamo di scappare da qualcosa che non ci, eh, che non ci piace. E tu lo stavi, infatti eh, voglio ringraziarti perché lo stavi descrivendo in maniera molto dettagliata, che è un aspetto invece che spesso si tralascia, perché si pensa esiste lo spirito, il corpo, la materia, non ha, eh, non ha importanza. In realtà no perché per realizzare la nostra spiritualità abbiamo bisogno proprio della materia. Scusami se ti ho interrotto, ma era un è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. Anzi, ci mancherebbe. Ringrazio te, Serena. E quindi eh, non dico con questo che non sia assolutamente importante fare meditazione, ma prima di imparare a fare meditazione dobbiamo imparare ad essere radicati. Questo è importante. E quindi spesso riporto le persone con i piedi per terra, aiuto le persone eh, concretamente ad entrare in contatto con le loro sensazioni affinché loro eh, inizino e imparino ad ascoltarle con grande, eh, con grande naturalezza, con grande spontaneità e non con paura. Perché io dico sempre, ricordatevi... Che quando la paura bussa la porta e noi andiamo ad aprire, là fuori non c'è nessuno, o meglio, troviamo la nostra libertà, è qualcosa di straordinario. E spesso lo faccio questo esempio: lo faccio proprio durante il colloquio. Quindi, questo è il colloquio: lettura dell'aura, tutto quello che si fa. Poi si passa al trattamento energetico. Il trattamento energetico è qualcosa, eh, a mio avviso, di. Di straordinario, sia per me come operatore perché ogni volta è, è fare da ponte con, con coloro o colui che sta là sopra, e, e semplicemente seguire il proprio cuore. Il terapeuta in realtà non è un guaritore, non è un oracolo, ma il terapeuta è semplicemente uno strumento che mette a disposizione il proprio cuore, la propria macchina biologica, il servizio alla quale ha detto sì, per poter aiutare la persona che si affida al terapeuta. Terapeuta perché così veniva chiamato ai tempi degli egizi e degli esseni. Poi va bene, siamo in Italia, alcuni termini non potremmo usarli, ma noi ce ne freghiamo. Io sono un operatore olistico, quindi... Va bene così. Volevo. Diciamo scusa, Luca, che operatore va bene perché tramite la tua opera aiuti ovviamente gli altri, quindi utilizziamo i termini così, esatto. anche, se, anche se in realtà probabilmente terapeuta è il termine più corretto. Operiamo con l'energia. Ecco. <ride> Operiamo attraverso l'energia. In realtà, sai, eh, io come. Come operatore quando faccio un trattamento vengo pervaso dalla magnificenza della vita, dalla bellezza. E, um, noi abbiamo moltissimi strumenti, allora noi utilizziamo le quinte essenze spagiriche, ne abbiamo diverse. E le essenze spagiriche, quindi la spagiria è sempre un'antica arte egizia, quindi abbiamo sempre questi strumenti che, che partono da molto lontano, che provengono da molto lontano. Diciamo che le quinte essenze spagiriche sono di per sé già uno strumento estremamente potente se utilizzato con grande consapevolezza. Quindi la quinta essenza viene diluita con un olio vettore, chiaramente, e messa su alcuni punti della pelle della persona e poi in base al tipo di problematica che andiamo a trattare utilizziamo ovviamente una quinta essenza diversa dall'altra. Poi utilizziamo il respiro io, ad esempio, sono uno di quegli operatori che utilizza molto il respiro, è come se ci fosse un soffio che mi attraversa e quel soffio io lo devo assolutamente manifestare attraverso il respiro, quindi la persona in qualche modo mi sente respirare in maniera totalmente diversa. E poi c'è un altro strumento che è per me forse uno strumento, lo strumento più bello in assoluto, che è il suono e seno. Il suono e seno è questo... Grande, questo grande strumento, eh, questa grande musica che viene emessa dal diaframma, perché parte, almeno a me, parte dal diaframma. No? Quando si dice qualcosa di pancia, sì, è proprio qualcosa di pancia che fuoriesce e di volta in volta, in base al tipo di lavoro che si sta facendo, cambia tonalità, cambia suono. A volte più acuto, a volte più grave, e, e spesso eh, la potenza del suono e seno già di per sé è un trattamento, perché ha la capacità di ripulire, di riportare in risonanza, di trasformare e addirittura di trasmutare alcuni blocchi energetici che ci sono all'interno della persona. Noi lavoriamo eh, sui nadi che sono queste grandi arterie energetiche no, della medicina tradizionale cinese. Lavoriamo sui chakra, sui sottochakra, lavoriamo su tutti questi punti e centri energetici, lavoriamo sugli organi e gli organi, quando lavoriamo sugli organi, lavoriamo in eterico, chiaramente, eh? però l'organo ha una sua dimensione eterica, energetica e quindi spesso la persona che riceve un trattamento esseno-egizio vive effettivamente un'esperienza un straordinaria. Non tutte le persone, ma la maggior parte sì, la maggior parte di quelle persone che si avvicinano e che sentono proprio una chiamata no? e dicono: Io sono qua perché sento di essere qua. Non le persone che sono curiose di provare un trattamento perché non è un massaggio, perché non è una coccola, perché non è. E un, uno sciogliere i muscoli, no, qua c'è semplicemente il tocco delle mani che vengono imposte in alcuni punti del corpo, guidati da una fonte, da una sorgente che ti attraversa. Grazie Luca, a parte che io cioè, oh, voglio farti i complimenti perché quando parli si sente proprio questo entusiasmo che cioè, lo trapeli, cioè, proprio esce da qualsiasi tuo punto quindi, e nonostante gli occhiali si vede la luce negli occhi, quindi è bellissima questa cosa, quindi eh, veramente eh, si sente proprio questo tuo, non la voglio chiamare passione, però proprio questo. Eh, energeticamente eh, ti appartiene questa questa pratica eh, quindi bello veramente luca tu hai parlato di del suono e quindi la voce del uh, dell'operatore è fondamentale per uh, aiutare l'altra persona o anche l'altra persona utilizzerà poi un giorno la, la propria voce il proprio suono per uh, riuscire a fare Qualcosa da sé. Allora, in realtà no. In realtà il suono e il seno lo utilizza l'operatore, lo utilizza solo l'operatore, è qualcosa in realtà che non si impara, anche se poi all'Accademia ci spiegano per filo e per segno: che questo suono è un suono primordiale, no? che parte dall'aum, chiaramente. Però eh, è qualcosa che è già dentro l'operatore. Perché io non ho dovuto fare pratica, non ho dovuto studiare, non ho dovuto capire, è uscito da sé. E quindi è qualcosa. Ed è per quello che prima dicevo che ha questa grande potenza il suono. Poi, al di là che alcune persone che mi dicono: ma che strumento utilizzavi, no? Eh, sembra sembra qualcosa, qualcosa di magico, effettivamente. Io a volte rimango incredulo da quello che esce, dalla potenza no? di questo suono. E quando lo ricevetti per la prima volta da Chantal ne rimasi estasiato. Sentii proprio il mio corpo vibrare e, e cambiare frequenza, e cambiare frequenza. Quindi fu straordinario. Poi scusami, mi sono anche dimenticato, usiamo anche una candela, quindi la fiamma della candela, poi per bruciare alcune cose che magari hanno bisogno di essere tolte dalla persona, quindi andiamo in realtà a rimettere in equilibrio, a ripulire, a, a ristabilire, affinché la persona poi divenga cosciente e consapevole innanzitutto dei propri doni, dei propri talenti, della propria bellezza e di tutto quello che effettivamente deve lasciare andare, deve imparare a lasciare andare per stare bene e quindi sganciarsi poi da quelle egregore, da quelle egregore, da quei passati, da quei rancori. E quindi insegno le persone poi in realtà a, a, capire, ehm, a capire se stessi e insegno loro a imparare a fidarsi delle proprie, se, delle proprie sensazioni, del proprio sentire. Quindi a, a fidarsi nuovamente di, di se stesse, perché poi alla fine è questo che è importante. Io quando dico eh, non possiamo affidarci se non ci fidiamo di noi. E quindi bisogna imparare a fidarsi di noi stessi per poterci affidare totalmente al divino. E Questo perché... è condivido benissimo Luca, anche perché io magari lo dico in maniera un po' diversa, dico devi salvare te stesso se vuoi salvare gli altri. Quindi eh, salvare se stessi vuol dire ovviamente in primis eh, ritornare all'integrità, ritornare a quell'aspetto di cui tu parlavi prima. In cui se vogliamo uh, espandere i nostri rami e dobbiamo avere radici solide perché se no possiamo, non possiamo farcela a, a, a vivere continueremo sempre e solo sopravvivere. Io a questo punto vorrei chiedere a Marco se ha qualcosa da, da chiedere, qualcosa da, da, da dire. Insomma, cioè, che se te ne sei stato lì zitto zitto tutto il tempo. <ride> ma sai che a me piace tantissimo parlare, ma ancor di più ascoltare. Quindi <ride> stavo molto bene lì, soprattutto oggi perché ascoltavo con estremo piacere tutto quello che diceva e raccontava. Luca, eh, io penso possa essere anche eh, interessante poi per eh, tutte le persone che dovessero ascoltare questa intervista anche capire un po' eh, i passaggi intermedi, quindi come è iniziato, eh, ci aveva raccontato appunto quando aveva questi attacchi di panico che scappava nella... Uh, in questo bosco, in questa foresta vicino al fiume, ma uh, come magari sono cominciati questi sintomi appunto, questi problemi, come si sono evoluti e come poi all'inizio, al perfezionamento di questo percorso, hanno fatto la strada diametralmente inversa? Perché immagino non sia stato uno schioccare di dita. Uh, ma immagino Assigne. ci sia stato un incremento iniziale e una discesa finale che richiama una piramide giusto per rimanere in tema e quindi penso sia bello e importante anni. capire anche questo ci sono voluti più o meno vent'anni ti ringrazio Marco per questa domanda molto interessante soprattutto probabilmente per le persone che stanno a casa che ci ascoltano in realtà allora, io eh, ho avuto eh, l'inizio di questi attacchi di panico più o meno all'età di 19 anni e sono durati fino ai 40 buoni. Sono durati fino ai 40 buoni. Perché e da dove sono partiti? Allora, sono partiti in realtà eh, quando ero piccolo, all'età di 12 anni, ho perso mamma, quindi sono rimasto praticamente senza la mamma. E, e questa grande rabbia... Verso tutto quello che poteva essere Dio, la Chiesa, quello che un bambino di 12 anni ha nel cuore e vede, perché poi, tra l'altro, mia mamma era molto cattolica e cristiana e praticante, quindi tutte le domeniche si andava a messa, insomma, tutte queste cose qua. E quindi io ho avuto immediatamente questa grande ribellione contro tutto quello che era il sistema perché era già quello un sistema alla quale io non volevo più essere in qualche modo allineato, perché sentivo di non essere quel sistema. E quindi in realtà gli attacchi di panico sono arrivati in un momento della mia vita proprio eh, in tempo per salvarmi la vita. Perché? Perché io già all'età di 16 anni ho iniziato a vivere per strada. Vivere per strada, quindi attraversavo la strada di casa, e mi recavo in questo quartiere che all'epoca si chiamava il Bronx, quindi quei quartieri un po' di case popolari, un po', un po così difficili, di realtà difficili, di situazioni difficili, dove, dove effettivamente eh, vigeva no? la, la violenza, dove c'erano le prime droghe, quindi le droghe leggere, come l'asis, la marijuana. E subito dopo sono arrivate le droghe più pesanti perché chiaramente eh, in quegli anni e parliamo degli anni 80 eh, l'eroina è stata davvero una grande protagonista io fortunatamente eh, e dico ho avuto la fortuna e il privilegio di non approcciarmi mai a, a, alle droghe pesanti come l'eroina perché in realtà la morte di mia madre mi salvò la vita. Come io ricordo che quando mamma faceva, faceva le chemioterapie e quindi veniva a casa, e spesso eh, mio padre gli faceva delle iniezioni ed erano iniezioni di morfina per i dolori. Quindi ho visto talmente tante siringhe nella mia vita che non potevo assolutamente pensare o lontanamente immaginare che una siringa potesse darmi la bellezza di uno sballo o la bellezza di qualcosa di meraviglioso. Quindi eh, la morte di mia madre mi salva la vita e quindi questa è la bellezza della vita anche. Io però all'epoca non l'ho compresi perché ero troppo giovane e poi ero troppo arrabbiato, ero troppo immaturo, non sapevo dove andavo. Io volevo solo in realtà sparire, svanire e non sentire più nulla. Quindi arrivati a un certo punto che praticamente mi facevo le canne quasi tutti i giorni, bevevo quasi tutti i giorni, ero arrivato a un punto di non ritorno, quindi gli attacchi di panico emergono proprio per salvarmi la vita. Come dire, adesso basta. L'attacco di panico chi era in realtà? Era la mia coscienza, era la mia anima attraverso il mio sentire che venne fuori. Però per capire che effettivamente quegli attacchi di panico mi stavano salvando la vita ci ho messo quasi vent'anni. Quindi è stato un percorso eh, di grande ricerca e io lo dico sempre alle persone, eh, ricordatevi che chi cerca trova. Se davvero vogliamo trovare qualcosa dobbiamo continuare a cercare. E non per curiosità, ma perché proprio sentiamo di doverlo fare. Quindi passai, ricordo, due anni e mezzo ho chiuso in casa, tutte le amicizie, tutti gli amici, no? non vidi più nessuno perché proprio io non riuscivo neanche a uscire di casa. E ricordo, un bel giorno andrai dal medico di base e mi disse, ah sì sì ho capito, non ti preoccupare, e mi diede una ricetta. E io ricordo che gli chiesi, scusi dottore, ma cosa sono queste medicine? Sono psicofarmaci? Fa sì, sono medicine, ma non preoccuparti, ti faranno bene. Ecco, io alla parola psicofarmaci che manco sapevo cosa fossero, dissi no, quindi strappai la ricetta e me ne tornai a casa. E da lì continuai a cercare, feci un sacco di visite, neurologi, eh, visite cardiologiche, feci una montagna di visite e tutti gli specialisti mi dicevano che l'unica via era il farmaco. E io, ogni volta che mi dicevano questo, mi incazzavo ancora di più, finché a un certo punto ho detto: Beh, sa cosa le dico, dottore? Io mi terrò gli miei attacchi di panico, ma almeno sarò normale, riuscirò a ragionare. E quindi la droga, quindi le droghe leggere, l'alcol, anche loro mi hanno salvato la vita, perché mi hanno ricordato che fuggire in realtà da se stessi attraverso qualcosa, attraverso una sostanza che mette a tacere. In realtà non è la cura, non è la guarigione. E quindi ho continuato a cercare, mi sono approcciato. Ricordo all'epoca i primi trattamenti di pranoterapia da una signora di Padova che mi aiutò moltissimo. Poi decisi di fare un percorso di psicoterapia, ma le terapeute che incontravo non mi piacevano, non comprendevano e secondo me non erano abbastanza capaci di comprendere quello che dentro di me c'era e quindi cambiavo, mi arrendevo, cambiavo, mi arrendevo, cambiavo, mi arrendevo, finché poi ho trovato una persona capace, ho fatto questo percorso di sette anni di psicoterapia, ma nel frattempo ho provato moltissimi trattamenti olistici. E anche nel mondo dell'olismo ho trovato moltissime persone, a mio avviso, non capaci di gestire la propria energia e quindi, eh, eh, e quindi, senza avere rispetto e delicatezza della persona che si trovava tra le loro mani ed è questo anche che mi ha fatto innamorare dei trattamenti esseni egizi perché c'è perché un grande rispetto del sentire della persona. Io non vado mai. Con la vanga a scavare dentro la persona e dire: bene, tiriamo fuori tutto, la persona va fuori e non la vedi più. Perché? Per forza non la vedi più. Ha sbarellato talmente tanto che dice: Ma questo è fuori, è troppo forte, no? E quindi anche questa grande sensibilità che, che mi appartiene grazie al mio passato, chiaramente mi permette di lavorare per gradi. Ma tornando al discorso della ricerca e del ritrovamento di Luca, e a un certo punto ho iniziato a, a parlare con i miei attacchi di panico e a dire ma scusa un attimo, ma mi fermo un attimo, ma perché io non li devo più volere, li devo respingere e devo averne paura? Ma perché non li accolgo? Perché probabilmente mi stanno parlando, è una parte di me, non è che arriva dall'esterno. Sono di Luca questi attacchi di panico. E da lì, piano piano, piano piano, piano piano, è iniziato questo dialogo interiore con quella parte di me stesso che in realtà voleva guidarmi affinché io trovassi la strada verso casa. E quindi è stato un percorso molto lungo, molto complesso, molto doloroso, molto spaventoso, però oggi sono immensamente grato di aver avuto il privilegio di aver vissuto tutte queste esperienze perché oggi mi permettono di aiutare moltissime persone. Luca, è bellissimo, intanto grazie per questa tua per questi tuoi aneddoti, insomma, biografici che aiutano molto anche le persone a comprendere che un po' tutti <ride> abbiamo i nostri momenti di ombra, i nostri momenti poi che ci permettono poi di sviluppare però eh, la, nostra, la nostra luce. Quindi è eh, bellissimo quello che tu hai appena, appena riportato come, come tua esperienza personale, perché la maggior parte delle persone in realtà hanno paura di parlare di cosa sono stati, e preferiscono far vedere che sono sempre stati ovviamente nella, nella totale luce in realtà insomma noi siamo nella luce proprio perché esiste anche perché esiste anche l'ombra e, e la parte Però risposto, marco assolutamente sì assolutamente sì e mi associo ai ringraziamenti perché comunque fatto qualcosa di grande di importante ti sei aperto completamente con, con noi con tutti gli altri penso possa essere un esempio fantastico di come affrontare una cosa pur complessa molto complessa esatto anche io, per credo per sia, eh, io credo sia sia eh, sia necessario mostrarsi alle persone davvero così come siamo perché siamo uguali agli altri, non c'è nessuno di più bravo o di meno bravo, c'è semplicemente qualcuno che ha iniziato prima, ma io non mi definisco l'assoluto, un maestro, assolutamente, ho talmente tante cose da imparare e che imparo ogni volta con ogni persona che incontro che viene a fare un trattamento da me, perché ogni persona mi insegna qualcosa, ogni persona mi mostra qualcosa di me, ogni persona mi mostra e mi ricorda quel Luca, Arrabbiato, quel Luca incazzato, quel Luca deluso, amareggiato e tantissime altre parti di Luca. E quindi ogni volta ringrazio per tutta questa bellezza, perché è proprio questo che mi, eh, che mi sostiene, mi sorregge, mi accompagna nel, nel prendere per mano o nel tendere la mano a tutti coloro che giungono a me. E, e come infatti, per, vai vai dice, vai come vai per vai. curiosità? Uh, rivedersi, specchiarsi in altre persone è divertente, è, è curioso. È com'è rivedersi: in, in realtà, è di, che bellezza, è di una bellezza infinita perché riesci a vedere quanto lavoro e quanta strada hai fatto e quanto coraggio hai avuto, e, ed era necessario proprio essere attraversati da tutta quella roba lì per poter essere oggi al servizio di tutti coloro che hanno bisogno di quella roba lì, di quell'esperienza in realtà, di quel cuore, di quell'amore. Io credo che bisogna essere davvero, bisogna ritornare ad essere umili, bisogna ritornare ad essere eh, se stessi, spontanei, veri e, e smettere di vergognarsi o di, o, di, o di mascherarsi da quello che non siamo. Perché noi siamo il frutto del nostro passato. Assolutamente d'accordo e soprattutto è nel qui e ora che noi costruiamo il divenire. Quindi siamo il frutto di quello che siamo stati, ma oggi possiamo cogliere appunto. Uh, ciò che ci è utile, lasciare andare ciò che è inutile e dannoso e costruire, come dicevi prima, qualcosa di nuovo. Infatti, eh, questa tua esperienza ci fa capire come tu, Luca, sei stato disposto a pagare il prezzo per conoscere il tuo valore. Molte persone, invece, preferiscono non pagare il prezzo e rimanere magari in, uh, in quella situazione perché, tra virgolette, come diceva Marianne Williamson, hanno paura della propria, della propria luce. E, però per scoprire la propria luce, quindi il proprio valore, bisogna essere disposti a pagare un prezzo. E il prezzo, per esempio, eh, per te sono state eh, la morte della mamma, è stata la, la droga, l'alcol, l'attacco di panico, eh, eccetera. Ognuno poi ha eh, le proprie, però una volta che tu scopri che questo è solo il prezzo, beh, è lì che poi si aprono, come dico io, le infinite possibilità di realizzazione. Assolutamente sì, io credo in realtà che, che tutto quello che la vita ci dona, anche le cose più, eh, più dolorose, siano solo, sempre ed esclusivamente propedeutiche alla nostra evoluzione. E come insegno alle persone che vengono da me e dico dobbiamo imparare, dovete imparare, anzi dovremmo imparare mh? A, a guardare la vita terrena con gli occhi dell'anima e uscire da tutta questa, da tutta questa manifestazione egoica. A tutte queste rabbie, a tutto ma perché a me, perché, per come, per quando, no? E quindi entrare nella visione dell'anima per poter comprendere davvero che siamo esseri divini. Ma quando dico esseri divini lo dico con tutto il cuore perché noi siamo al servizio di Dio, siamo al servizio dell'amore, siamo al servizio della vita ed è giusto che ognuno di noi con i propri talenti eh, porti in questo mondo, in questo nuovo mondo che abbiamo già eh, iniziato a costruire da, da molto tempo, dietro le quinte piano piano. E sarà questo davvero a portare il cambiamento, a portare l'amore, la consapevolezza. Io dico sempre che possiamo vivere in questa dimensione. Già nel regno dei cieli, perché il regno dei cieli è già dentro di noi, è nel nostro cuore. E quindi viviamola questa bellezza, questa meravigliosa esperienza chiamata vita. Grazie, Luca. Allora, prima di passare alla chicca finale, <ride> diciamo così, se le persone vogliono contattarti e venirti a trovare, come possono fare? Allora, io ho un sito web che è luca-b.it, il meno è il trattino, eh, il trattino a metà. E lì c'è la mia email, comunque sui social mi si trova ovunque, Luca B, Luca Bergonzini, Luca Aforisma di Vita, insomma ci sono i miei contatti ovunque. E eventualmente se poi una persona vuole eh, capire un po' di più, c'è il sito di Essenia Academy dove ci siamo noi operatori olistici, e situati in tutta Italia, quindi insomma, io lavoro in diverse zone, lavoro in Emilia-Romagna, quindi lavoro a Modena, lavoro a Treviso, lavoro a Rovigo, lavoro a Verona, lavoro a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Quindi insomma io lavoro un po' di qua e un po' di là, ecco. Sei un po' ovunque. Esatto, <ride> esatto. Allora, Marco, non so se c'è qualcos'altro che vuoi chiedere a Luca in conclusione. Beh, forse per me andrei avanti non ore ma giorni, quindi però purtroppo il tempo è stato tiranno. Quello che posso dire è che eh, sembrerà insolito, sembrerà casuale, ma io e Luca abbiamo una storia molto 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 simile, quindi mi sono anche rivisto molto in quello che, in quello che raccontava, in quello che diceva. Molto più simile di come può, può sembra quasi identica, diciamo, mettiamola così, Fantastico. grazie, Marco. Luca. Allora, visto che tu hai scritto il libro Aforisma di vita, ci vuoi lasciare con un aforisma? Sì, assolutamente. Secondo me è uno dei più belli che ho scritto. Bisogna imparare a galleggiare anche all'inferno, così quando raggiungeremo il paradiso riusciremo anche a volare. Bellissima, fantastica, direi. Allora, Luca, ecco qua ovviamente la copertina del libro, eh, che lo ricordiamo, Luca? Si può trovare in tutte le librerie, giusto? Si può trovare ovunque, chiaramente in qualsiasi libreria, dal libraio di fiducia basta ordinarlo, chiaramente, in tutto il territorio nazionale, oppure online, ovunque o addirittura sul mio sito. Quindi, insomma, il libro c'è ovunque. Perfetto, quindi il libro lo possono trovare, non hanno scusanti. <ride> quindi... Luca, noi ti ringraziamo per, questa, per questo dialogo bellissimo, per tutto quello che ci, hai detto, che ci hai detto oggi. Voglio ricordare ai nostri amici che sono in ascolto che poi i tuoi contatti li metteremo, li trovano anche nella descrizione della, del video. Quindi insomma se vogliono contattarti basta che eh, se non si ricordano ovviamente quello che hanno sentito lo possono trovare, lo possono trovare scritto. Lì. Quindi Luca, noi ti ringraziamo tanto. Eh, ultimo, un ultimo saluto. Io ringrazio voi perché mi sono sentito a casa. Quindi, per me è molto bello. Quando Serena mi hai contattato qualche giorno fa, eh, non ho avuto nessuna, nessuna resistenza. Quindi, io ascolto molto il mio sentire. quindi, ho accolto con molta gioia questa, questa vostra richiesta. Sono davvero molto grato di aver potuto parlare di questi trattamenti esseni egizi e le antiche pratiche di Iside perché per me è davvero qualcosa che mi ha cambiato la vita e quindi dico grazie, grazie infinitamente grazie a tutto quello che ho incontrato e ho sperimentato e sicuramente sperimenterò ancora. Quindi che dire, grazie a voi, grazie a te Serena, grazie a Marco e grazie a questa bellissima trasmissione che secondo me nutre, nutre molte coscienze. Grazie. <ride> e Luca è stato davvero un enorme piacere. Davvero, quindi grazie a Luca, grazie a Marco. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ovviamente ringraziamo anche i tre canali su cui andiamo in onda: MRTV Italia, Border Nights e il canale Serena Pattaro, e vi aspettiamo per la prossima settimana per una nuova puntata di benessere, bellessere. Grazie a tutti, buona serata e Marco sigla!